Carissimi telespettatori di Maria Visione, oggi siamo a Malta, pensate, nella chiesa di Santa Maria Annunziata dei Padri Carmelitani, Almedina, Malta. Siamo qui perché siamo venuti a conoscere una figura di spicco di questa comunità carmelitana, una figura che neppure noi di Maria Visione conoscevamo bene. Devo ringraziare tantissimo Fra Salvo Assa che mi ha dato questa possibilità di essere qui oggi in compagnia dei postulatori, cioè di coloro che stanno portando avanti la causa di venerabilità in questo momento, perché già è servo di Dio, di padre Albertin Fenech, dell'ordine carmelitano, nato nel 1871 e morto nel 1943, proprio qui a Malta. Grazie innanzitutto della vostra accoglienza, della vostra disponibilità, perché trovare questa apertura per far conoscere delle figure che nascono come figure di grande preghiera, di grande contemplazione, quindi nel silenzio di una comunità, non è facile farla conoscere mediaticamente, per cui grazie, perché siete qui per questo. E direi di dare subito la parola a padre Carlo Camilleri, che è qui accanto a me in questo momento. Lui è il vice postulatore, però ci consente di conoscere bene questa figura, di conoscere la sua vita biografica e anche la sua vita spirituale. Padre Carlo. Allora, il servo di Dio padre Albertin Fenech visse una vita semplice. Egli nacque nel 1871, morì nel 1943. Lui viene dalla città di Mosta e poi venne a conoscenza dei frati carmelitani tramite il santuario della Madonna del Carmine a Valletta. È lì che lui è cresciuto nella sua vocazione carmelitana, da religioso carmelitano. Erano un po' tempi, diciamo così, culturalmente anche di cambiamento per l'isola di Malta. Era il tempo della transizione, diciamo così, sotto l'impero britannico, poi lui visse anche i tempi della guerra e anche diede il suo aiuto ad accudire alcuni che si erano ammalati dell'epidemia della spagnola dopo la prima guerra mondiale. Ma praticamente la sua vita fu una vita, diciamo così, contemplativa, dedicata alla preghiera, ma anche alla confessione e alla direzione spirituale di molta gente che veniva da lui. E per la sua vita virtuosa i suoi superiori l'hanno mantenuto per 26 anni, diciamo così, come maestro dei novizi, delle generazioni future per il Carmelo di Malta. Era anche un po' un periodo, diciamo così, di transizione anche nella chiesa maltese, nella chiesa a Malta e anche nell'ordine carmelitano a Malta, perché con la venuta degli inglesi a Malta dovette passare all'indipendenza, diciamo così. Nel 1944 avevamo il primo arcivescovo dell'arcidiocesi di Malta, e allora era un periodo, diciamo così, importante per la Chiesa a Malta, perché era un periodo dove la Chiesa a Malta doveva, diciamo così, diventare autonoma più o meno. E anche negli ordini religiosi, incluso l'ordine carmelitano, passò dalla giurisdizione della provincia siciliana all'indipendenza. L'ordine carmelitano a Malta divenne provincia nel 1898. È il periodo in cui padre Albertano visse questa transizione, diciamo così. Era una transizione importante perché con l'indipendenza, chiamiamola così, con l'indipendenza anche giuridica, alcuni uffici, alcune responsabilità, alcune anche, diciamo così, decisioni importanti si dovevano prendere in luogo. E allora padre Albertano anche qui diede il suo contributo come definitore provinciale per molti anni nella provincia di Malta, e fu sempre una persona prudente, una persona compassionevole, ma anche una persona determinata e anche una persona giusta, diciamo così, una persona retta.
Allora, un attimo, le prendo la parola perché vorrei approfondire con Giovanna Brizzi, che è la postulatrice generale dell'Ordine Carmelitano e che ovviamente sta curando la causa di venerabilità di Padre Avertan. E, causa di venerabilità significa l'esercizio delle virtù eroiche che questo sacerdote ha avuto. In che senso, in che modo, quali sono i criteri? Prima di tutto abbiamo considerato se c'erano i requisiti per poter dar corso alla causa di beatificazione. E il requisito fondamentale è la fama di santità, e cioè l'opinione diffusa tra il popolo di Dio che il servo di Dio ha esercitato appunto in maniera eroica le virtù. E nel 2015, quando sono stata nominata postulatrice generale dell'Ordine, questa è stata la prima causa che ho deciso di portare avanti, proprio perché avevo un riscontro tangibile che tutti i presupposti potevano essere rispettati. E quindi nel popolo di Malta, nell'Ordine, c'era veramente una grande considerazione per questa figura. E era stato un po' rimandato il processo per varie vicissitudini, come appunto ha detto Padre Charlo, la costituzione della nuova provincia, le due guerre mondiali, quindi c'era stato un piccolo rallentamento, ma poi, visto che c'era materiale per poter procedere, abbiamo proceduto in maniera molto, anche molto rapida. E nel 2017 abbiamo aperto il processo e lo abbiamo chiuso 9 mesi dopo, quindi in maniera estremamente rapida. Quali sono le virtù eroiche richieste? Bisogna esercitare in maniera eroica tutte le virtù, sia teologali che cardinali, che le virtù annesse, cioè in poche parole fede, speranza, carità verso Dio e verso gli uomini, prudenza, giustizia verso Dio e verso gli uomini, fortezza, temperanza e poi le virtù annesse, cioè povertà, castità, obbedienza e umiltà. Quindi per poter raggiungere appunto la venerabilità occorre dimostrare in maniera concreta e tangibile, non soltanto con parole e affermazioni del postulatore, ma con testimonianze dirette da parte di persone che hanno conosciuto il servo di Dio o comunque di persone che hanno scritto su di lui in tempi remoti, cioè nel tempo in cui lui era vivente, e quindi che questa opinione sia diffusa in una larga parte del popolo di Dio. Devo dire che in una isola come quella di Malta, molto conosciuta per i famosi cavalieri di Malta, no? Diffuso in tutto il mondo quest'ordine, nel bene e nel male, ma comunque così. Ecco, l'ordine carmelitano, che ha invece qui una funzione importante nella storia, ha una figura così di spicco. Mi piacerebbe però approfondire la spiritualità di quest'uomo. Certo. Allora, come abbiamo già detto, è un servo di Dio, una persona molto semplice nella sua vita e anche nella sua spiritualità, nonostante che è una spiritualità profonda. Lui visse una vita intensa di preghiera. Una vita intensa di preghiera significa, nel nostro caso, una persona che, come ha detto anche la dottoressa Brizzi, si esercitò nelle virtù. La vita di preghiera non è il dire le preghiere, ma la vita di preghiera è una vita vissuta in santità. E allora il servo di Dio visse sempre in santità, diciamo così, con una apertura, diciamo così, straordinaria per il Signore. E questa la trasmetteva ai novizi, ai suoi confratelli, ma anche la trasmetteva alle persone che venivano da lui per confessione, per la direzione spirituale, e c'erano anche persone di spicco che venivano da lui per la confessione e la direzione spirituale. Ma anche poi dimostrò una grande compassione verso gli ammalati, verso anche persone che erano in bisogni materiali. E allora questo, non c'era in lui una scissione tra l'amore di Dio, diciamo così, una vita di preghiera, ma anche l'amore verso il prossimo. Poi una bella virtù che è di spicco anche in Padre Avertano, e anche l'Arcivescovo nella chiusura dell'inchiesta diocesana ha fatto menzione di questa virtù, è la sua, diciamo così, purità di cuore, o per citare la gente che lo conosceva, un'illibata purità di cuore. Cos'è questa purità di cuore? È questa apertura, diciamo così, senza malizia, per l'amore di Dio e l'amore per il prossimo. È la capacità di donarsi totalmente, di fare la propria vita una vita di donazione verso l'altro.
per il bene degli altri. Oltre a ciò anche l'illibatezza e la purità del corpo. Lui era religioso, aveva il voto di castità, ma in tutte le testimonianze che abbiamo ricevuto anche da persone che lo conoscevano, dicevano che trasmetteva questa purità di intenzione, questa purità anche di cuore. Una persona che era, quanto era vicino a Dio, attraeva gli altri verso di sé per la sua vita di virtù, e anche inculcava negli altri questa diciamo così, purità nell'intenzione, nel modo di rapportarci con Dio, nel modo di rapportarci con noi stessi, nel modo di rapportarci con gli altri, perché come anche disse Papa Benedetto una volta al santuario di Lourdes, questa purità di cuore ci attira verso Dio e attira gli altri a Dio. E penso che questa è la forza del servo di Dio, che anche fino ad oggi, qui siamo vicino alla sua tomba, ha questa forza attrattiva. La gente si attrae a lui per il suo sorriso semplice, la sua serenità. E poi questa purità di cuore, questa purità di intenzione gli ha dato questa capacità di essere un servo di Dio semplice non nel senso sempliciotto, ma la persona che è veramente una persona santa è una persona integrata, una persona non complicata, diciamo così. Ecco, l'autenticità della fede. La fede, sì, che ti fa crescere in questa virtù della semplicità, diciamo così, no? Tu sei come ti vedono, non ci sono motivazioni, non ci sono maschere e motivazioni nascoste. Okay. E questo uscì nei suoi 11 anni, dove gli ultimi 11 anni della vita, nei quali lui rimase colpito da un ictus, rimase 11 anni e mezzo immobile in un letto qui in una stanza. E anche questo credo che sia un percorso verso la santità. Sì, un percorso non perché era ammalato, ma nel modo in cui ha portato la malattia. Anche il suo letto e la sua sedia a rotelle, lui immobile lì presente, attirava gente verso di lui per ricevere conforto. Immagina una persona che ha bisogno di conforto, ha bisogno di essere curata, dava lui stesso il conforto a coloro che si trovavano afflitti e coloro che chiedevano aiuto spirituale, anche materiale. Erano tempi abbastanza difficili anche in questo convento, perché erano i tempi duri della guerra, della seconda guerra mondiale. Questo convento dove il servo di Dio visse fu anche un rifugio per coloro che avevano perso casa e non avevano cibo, e allora il convento era un po' popolatissimo con gente, anche nella cripta dove ci sono sepolti i nostri defunti, si è allestito il convento per ricevere questi rifugiati, diciamo così, dalla guerra, ma anche fungeva, un corridoio del convento fungeva come ufficio per i servizi civili, per la sicurezza dell'isola, e allora era un po' popolato. Ma questo divenne anche un po' una grazia nella disgrazia, perché molta gente è venuta a contatto con il servo di Dio e sono rimasti colpiti dalla sua serenità, dal suo modo santo di portare anche la sua malattia col sorriso, con la gioia interiore e anche con la serenità di un uomo che visse in conformità con la volontà di Dio. Giovanna, tu stai curando la causa e ne hai curate altre, immagino. La Chiesa è sempre molto prudente, lo sappiamo, nel riconoscere eventuali guarigioni, eventuali miracoli, in questo caso le virtù eroiche. Come la vedi? La vedo in maniera positiva, perché davvero il padre Avertano è un personaggio molto limpido. Nella sua vita non ci sono difficoltà evidenti, e veramente può essere un esempio per molti, proprio per il suo modo, anche come diceva lui, di accettare e di offrire la sua sofferenza, la sua malattia, e non, appunto, non prevedo che ci saranno particolari difficoltà.
Invece volevo chiedere al padre Charlo, che vorrei dire, oltre ad essere il priore di questo convento carmelitano che ci sta ospitando in questo momento, è consigliere della provincia maltese, è professore di spiritualità carmelitana all'Università di Stato qui a Malta, e insomma è un personaggio. Abbiamo a che fare con una persona veramente molto addentro a questa comunità e molto preparata per darci anche alle spalle, proprio noi in questo momento siamo alle spalle della tomba di padre Avertan Fenech, e per darci anche una chicca in più, una persona secondo lei sicuramente in paradiso, quindi un'anima santa come questo sacerdote lo è stato, quanto lo senti intervenire oggi in questa comunità e in che modo? Ok, una bella domanda. Lo dico subito, padre Avertano è sempre stata una presenza qui. Ci sono, sì, lo posso dire in pubblico, ci sono sì esperienze di persone che visitano la sua tomba, visitano anche la sua cella e riportano anche questo sentimento di conoscerlo presente. Alcuni per esempio parlano di odore di santità, altri parlano, diciamo così, di sentire una presenza, la presenza sua. Altri anche quando ricevono una grazia sanno di riceverla perché vedono il suo sorriso. Cioè ci sono queste manifestazioni, diciamo così, che a noi rimani sbalordito, no? Specialmente perché viviamo qui nella sua stessa casa, diciamo così. Ma oltre a questo, oltre a questi fenomeni, la sua presenza è una presenza spirituale, mm-hmm. Diciamo così, il suo effetto di una vita santa è la sua presenza che rasserena e ricorda sempre sia a noi frati, ma anche alla gente che si accosta al nostro convento, alla nostra chiesa, alla nostra, diciamo così, operazione pastorale. È una persona, è un santo o un servo di Dio che ricorda sempre sull'essenzialità della vita, cioè l'amore di Dio e l'amore verso il prossimo. Io lo sento presente in questi due modi. Effettivamente devo dire, padre Charlo, anche noi quando siamo arrivati, grazie per questa intervista, grazie per questa esclusiva. Io vorrei salutare il pubblico che ci sta seguendo da casa con una benedizione che lei vorrà fare, estenderla a tutti coloro che ci stanno ascoltando, una brevissima benedizione, ma credo fortemente sentita, alle spalle di un futuro santo qui a Malta. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente a tutti voi che ci seguite nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.